Ai microfoni della Twin Sebastiani, coach Brandoni, Orvieto Basket. Buonasera Brandoni. Buonasera. Allora, la prestazione della sua squadra? Una parola solo, troppo preoccupata. Cioè una prestazione inspiegabilmente tirata, nel senso abbiamo giocato con poca fluidità, troppo preoccupati, troppo non la nostra pallacanestro, siamo stati abbastanza frenati e questa è la cosa che mi è dispiaciuta di più, perché eravamo veramente preoccupati di quello che succedeva, poco reattivi, poco lucidi, stranamente, perché comunque i ragazzi, cioè, non si meritavano di una prestazione così rigida, diciamo. Dovevamo essere un pochino più sciolti e giocare la nostra palla canestro. Oggi una sconfitta, quali sono gli aspetti da migliorare per la prossima partita? No, ma anche oggi nella sconfitta qualcosa abbiamo fatto, nel senso comunque abbiamo preso 67 punti fuori casa, e magari dobbiamo migliorare le nostre situazioni offensive, quello sì, perché farne 61 è troppo poco, soprattutto fuori casa è difficilissimo vincere, per cui dovremmo lavorare un pochino di più sulle nostre qualità offensive, ma sapevamo già che dovevamo farlo, quello fondamentalmente, e soprattutto visto che comunque noi siamo una nuova promossa, visto che comunque non ci abbiamo grosse pressioni, visto che abbiamo già visto dalle prime quattro partite che comunque ci siamo, possiamo giocarcela, insomma, a meno di giocare con magari corazzate come può essere Latina, con gli altri penso che possiamo giocarcela, stare un pochino più sereni, più tranquilli, giocare il nostro basket in serenità e con più sorriso sulle labbra, cosa che invece stasera visto gente troppo accigliata. Coach, secondo lei in quale quarto avete giocato meglio? Primo, decisamente, i primi 5 minuti sicuramente, forse proprio lì è stata la differenza. Noi abbiamo giocato con molta fluidità offensiva, abbiamo fatto canestro, abbiamo riconosciuto le nostre situazioni d'attacco. E poi quando ci siamo passati la palla e abbiamo trovato sempre comunque tiri aperti. Quando abbiamo iniziato invece a leggere di più, a palleggiare, forse abbiamo perso anche un po' di lucidità, perché abbiamo rotazioni da allungare sicuramente, perché c'è gente che gioca probabilmente troppi minuti e quindi in certi momenti della partita paga. Dopo lì siamo andati un pochino in difficoltà, siamo stati poco lucidi e poi dopo recuperare una partita, una squadra con molta qualità come Porto Sant'Elpidio non è facile, soprattutto alla fine ci abbiamo provato, siamo arrivati a un possesso di distanza credo. Poi dopo però loro sono bravi e hanno giocatori tipo Boffini, lo stesso Pozzetti stasera ha messo un canestro importantissimo in un momento fondamentale della partita e dopo fai fatica a rientrare. Prima di concludere, quale obiettivo volete raggiungere in questo campionato? Noi abbiamo l'obbligo di pensare esclusivamente alla salvezza, nel senso che noi, ripeto, siamo una neopromossa che si affaccia per la prima volta in 67 anni di storia di basket ad Orvieto un campionato di Serie B, è il massimo livello che ha mai raggiunto, lo staff tecnico è orvietano al 100%, quindi io, il vice allenatore, il preparatore atletico siamo tutti di Orvieto e non abbiamo mai, non ci siamo mai affacciati in questi campionati. Stiamo facendo esperienza partita dopo partita, il calendario non è stato super per noi perché abbiamo giocato 3 trasferte nelle prime 4 partite, Sant'Elpidio, Giulianova e Perugia e Montegranaro in casa. Ce ne stiamo lì con 4 punti dopo questo inizio, stiamo imparando quello che vuol dire con molta umiltà giocare un campionato di B2, abbiamo una squadra estremamente giovane perché comunque in panchina oggi avevo 92, 93, 94, 95, 96 e quindi insomma siamo lì, volta dopo volta, partita dopo partita, dobbiamo mettere un tassello, imparare qualcosina in più da questo campionato e con tutta la serenità che la società ci dà e con l'entusiasmo che Orvieto sta, con cui Orvieto sta vivendo questa avventura, guardare avanti partita dopo partita. Coach, lei è stato molto gentile, anzi forse anche di più. Grazie. In bocca al lupo per la prossima allora. Bravi il lupo, grazie. Grazie coach.